Due vittorie ed una sconfitta ciascuna, due ex neopromossi terribili che si conoscono fin troppo bene. Portano i nomi di due quartieri ben distinti, per noi semplicemente Pisana Testaccio. Buonasera e benvenuti al Ciriaci. Questo è il big match della quarta giornata di Serie A della Lega Calcio 8. Vincono le difese, come in questo caso vince bene il contrasto Giancarlo, rischia tantissimo però il Testaccio, praticamente regalando il pallone a Scerrati sulla ribattuta, poi non può sbagliare Ammassari, errore di impostazione del Testaccio, la Pisana non perdona, 1-0. Molto fluidi sul campo quelli della Pisana, invertono spesso le posizioni. Qui parte un sinistro che si stampa sul palo e sulla ribattuta è il più veloce di tutti. È Laurato, aveva iniziato l'azione, la va a concludere. Raddoppio Pisana, 2-0. Battuta velocemente la punizione, Tisei. Dalla media distanza, il sinistro non è il suo piede, infatti c'è l'assist da Roversi che batte indisturbato a centro area di rigore. 1-2 Testaccio, segna ancora Roversi. Matteo Laurato vede un varco dall'altra parte, c'è Ammassari, bravo con tutti e due i piedi Laurato, il dribbling ottimo, il tiro è deviato ma il gol è tutto suo, sempre Laurato a togliere le castagne dal fuoco, 3-1. Vale anche il piccolo Martino che rimane fuori dall'area, attacca adesso sul primo palo ma il pallone arriva a Roversi, vola De Bernardo, il pallone esce senza che il guanto d'oro lo tocchi. E rientra, fuori attende Piccolo, la tocca con la suola, avrebbe spazio per il tiro, cede a Laurato, ancora da Piccolo, c'è Laura sul destro e parte il rasoterra, senza appello da parte di Piccolo, poker Pisana, 4-1. Ancora da Dario Martino, molte azioni cercate sulla destra al Testaccio, questa finisce alla grande, non fosse per un miracolo del guanto d'oro di Bernardo che la toglie dall'incrocio dei pali a Starace. Va subito dall'altro lato dove protegge il pallone il neo entrato nel primo tempo Biglia, cambio da quest'altra parte dove controlla il numero 18, parte un tiro sul secondo palo, si stava per concretizzare il 5-1. Ricci dietro Mirante, è ultimo uomo, non può sbagliare, invece sbaglia banalmente, attenzione a Biglia, c'è l'assist dentro, il gol divorato stavolta da Ricci. Passaggio male interpretato in orizzontale, troppo docile per un compagno che non è arrivato. Sponda di testa, c'è un calcio di punizione ancora a favore del Testaccio. Parte Giuliani. Botta tremenda di Giuliani che passa attraverso la barriera, fa 2-4 il numero 17 del Testaccio. Andrà al rinvio lungo, sì, ha due punte pesanti il Testaccio, prova così con Giuliani per Cristiano Roversi che si gira e va vicino a un gol straordinario. La parata ancora una volta, Giuseppe De Bernardo, davvero un intervento straordinario. Roversi, buona idea quella ad allargare, però impreciso, allora siamo già da quest'altra parte con la Pisana, netta la trattenuta su Biglia, calcio di punizione. Lalli da un compagno. Stai davanti, Riccardo, davanti. Lalli e Ferretti parte. Lalli secco in porta. Grandissimo gol di Lalli. Impossibile prenderla per Boni. È 5-2 Pisana. La rossa. Lalli. Andato a sinistra da Ferretti. Torna lì. Lalli. Massari col sinistro. Traversa palla sulla linea. Non è gol. Occhio allo spazio ancora per la Pisana ed è un'altra grandissima rete quella che stavolta mette a segno Ferretti. Boni fermo ed è 6-1 Pisana, 6-2 scusate. Da due uomini, la tiene in bello stile, si sviluppa l'azione del Testaccio, è una buona azione con il controllo, poi il palleggio di Roversi, il tacco al volo De Bernardo miracolo, Roversi la mette dentro, che grandissima azione del Testaccio, ottima parata di De Bernardo, ma merita il gol Roversi, 3-6. La Pisana esce alla grande, buon disimpegno, Ferretti, spazio per Ammassari, arriva Starace da dietro, Ammassari col mancino ed è 7-3 della Pisana calcio 8, altro gol in fotocopia, partita chiusa. Boni esce quando il triplice fischio del direttore di gara ci dice che la Pisana stravince il big match della quarta giornata di Serie A della Lega Calcio 8 battendo 7-3 il Testaccio.